Detto questo, potrei parlare moltissimo, ma è meglio di no, è meglio di no perché c'è chi mi ha titolato di mio padre. Ringrazio tutti, buonasera. Grazie per il bellissimo discorso e abbiamo qui con noi un critico d'arte, Ugo Bongrazioni. Prego. Che vuol dire buon garzone. Grazie di essere qui, chiedo a chi non l'avesse fatto di porre il suo smartphone in modalità silenziosa, così non ci saranno musichette. Io ringrazio dell'invito, sono molto contento di essere qui, ringrazio Roberto Pappanetti, ringrazio Enrico Di Sisto e anche Alvaro Caponi, con cui ho presentato qualche giorno fa a Palazzo di Sanzi a Spoleto il premio Menotti. Sfortunatamente non può essere qui perché è gravemente infortunato. Io stesso ho esagerato con i miei allenamenti, se non fosse stato per Gianni non sarei arrivato fin qui. Io per ringraziarlo l'ho rimbambito con le mie chiacchiere durante tutto il viaggio, quindi adesso non ho più la voce. Quindi perdonatemi se non sarò chiarissimo. Io ho visto molte delle vostre opere qua e ho visto diverso segno, abilità nell'uso della cromia, a volte un tentativo naif. Quello che vorrei dire è che forse non saranno d'accordo il professore e anche gli altri, io però non ne prendo la mia responsabilità, è che innanzitutto non sono assolutamente più titolato professore per parlare d'arte e seconda cosa voglio dire, ma con la mia opinione personale, che noi siamo qui, come ho detto anche a Palazzo di Sanzi, per colpa della bellezza. Sfortunatamente o fortunatamente siamo figli dei Greci e dei Romani e quindi guardatevi allo specchio, guardatevi fra di voi, qualcuno prima di noi ha trovato bello qualcun altro e si è innamorato, siamo stati concepiti. Quindi noi, anche Enrico è qui per colpa della bellezza sicuramente. e quindi la nostra società e tutto quello che noi creiamo in teoria è fondata in parte su questo principio. Cosa posso dire dell'arte? L'artista è come un amante, lo dicevo prima all'organizzatrice Roberta, l'amante ha come prima caratteristica quella di essere generoso e l'amore si esprime in generosità di tempo, pazienza, aiuto e anche voglia di partecipare insieme. Questo implica che una persona avida o introversa, tutta chiusa su se stessa, non è molto adatta all'ambiente dell'arte. L'artista è qualcuno che può essere rappresentato come una persona a braccia aperte e con le mani piene di doni e di offerte per gli altri. Le sue opere, oltre, come ha detto il professore, ad avere valore terapeutico, cioè oltre ad aiutarci e a farci sentire bene, sono anche un qualcosa che l'artista porge agli altri. In realtà, nel mondo dell'arte, come anche in altri ambienti, non incontriamo persone che sono capaci di ricevere, perché è difficile dare, ma anche ricevere non è facile, bisogna avere una certa predisposizione d'animo, soprattutto anche per essere riconoscenti. E quindi spesso afferrano da queste mani quello che c'è sopra, afferrano in maniera frettolosa, in maniera parziale e immediatamente si ritraggono, quasi ad avere vergogna di quello che hanno preso e consci del fatto che non possono o ricambiare o restituire.
In realtà queste persone, come non sono adatte per l'arte, non sono neanche adatte a crearne, non sono neanche adatte a fruirne. E non capiscono che l'atto dell'artista è comunque un atto d'amore e che quindi quello che noi troviamo in quelle mani non è propriamente il valore ultimo che l'artista offre. Io ho paragonato le opere d'arte di un artista ai sassolini che Hansel e Gretel lasciano nella famosa favola. Le opere d'arte sono come quei sassolini che portano verso il vero dono dell'artista, che è praticamente costituito dalle sue stesse mani. È l'artista stesso che dona sé e non ciò che noi pensiamo di prendere, comprare, rubare, a volte nel caso delle opere d'arte trafugate. È se stesso, quindi il vero tesoro che voi potete osservare su queste opere che stanno intorno a noi, non sono tanto le opere stesse, ma la persona che le ha create. Grazie.